Buongiorno, buongiorno, un nuovo giorno. Sto con gli occhiali da sole non perché sono pazza, ma perché sto fuori in terrazzo. Come avete visto, infatti, ieri Francesco mi ha aiutato a pulire. Lui ha pulito tutti i balconi, ha pulito a terra, poi ho sistemato. Ho finito di sistemare le piante perché comunque avevo cominciato, come vi ricorderete, sicuramente avevo cominciato nello scorso vlog. E devo dire che sono molto contenta del risultato finale. C'è un sole stupendo stamane e quindi io sto qua fuori a sistemare, finire di sistemare. Quindi ho fatto un po' di spostamenti, ho fatto un po' di potature e niente, adesso vi volevo appunto salutare. Diciamo che le piante stanno benone, così sistemate, stanno decisamente meglio rispetto a prima. Non so cosa sto riprendendo in verità perché davvero il sole è abbagliante, quindi vedo ben poco, però insomma le ho sistemate tutte bene bene, come dice mia nipote, bene bene. Possiamo rientrare, così comunque io vedo, riesco a vedere qualcosa e anche a capire quello che sto facendo. Ok, ho rispolverato questi occhiali per l'occasione perché li avevo comprati, mi pare l'anno scorso, sì, l'anno scorso a inizio o a fine estate forse. Sono stupendi questi occhiali, qui li amo. E poi ci ho messo questa catenella tutta colorata, insomma c'è voglia di colore, c'è voglia di... Guardate che bella, ragazze, è stupenda, come sono stupendi gli occhiali. Quindi c'è voglia di colore, c'è voglia di primavera, c'è voglia di positività, c'è proprio voglia da parte di tutti, secondo me. Tra l'altro io stamattina sto un po' così, a metà tra il felice e il perplesso, per una cosa che vi racconterò dopo, quando avrò più certezze in merito. Diciamo che ieri ero molto felice per questa cosa, e poi c'è stato un po' un cambiamento di rotta, e quindi insomma speriamo bene. Speriamo che la prima mia impressione, la prima risultanza fosse quella giusta, in modo tale che la mia felicità possa essere confermata. Che vi volevo dire? In questi giorni, come avete visto, quindi io ho sistemato il terrazzo e stiamo facendo un po' di cambiamenti, un po' di spostamenti, sia per quanto riguarda il terrazzo, sia per quanto riguarda gli interni. Vi ho messo una foto su Instagram della cucina che sogno, che sognerei in questa casa, perché comunque questa casa ha, come vi ho detto sempre, ha grandi, grandi potenzialità, ma quello che conta è la possibilità di realizzare le stesse, e in questo momento non c'è. Quello che dobbiamo assolutamente sistemare però è il terrazzo, perché poi noi in primavera e poi in estate soprattutto sfruttiamo tantissimo il terrazzo per stare fuori, per cenare, e quindi dobbiamo assolutamente sistemarlo, anche perché Francesco, in un impeto di non so cosa, la scorsa estate, quando ha smontato poi, o meglio, ad inizio autunno, quando ha smontato tutto, gazebo e tutto, ha buttato molte cose dicendo no, l'anno prossimo lo voglio rifare nuovo. Quindi adesso ci troviamo a dover appunto risistemare il tutto. Tra l'altro io voglio assolutamente risistemare anche la mia postazione cancelleria, quindi il mio angolino di studio, laddove appunto monto i video e dove lavoro a tutte le mie idee e tutto ciò che appunto riguarda il canale YouTube, e devo assolutamente risistemare e riordinare, riorganizzare, perché la postazione è diventata veramente troppo troppo piccola, e quindi molte volte mi viene scomodo.
lavorare, quindi devo assolutamente sistemare con una nuova scrivania. Ho già addocchiato una, speriamo di poter realizzare la cosa, quindi con una nuova scrivania e poi risistemare tutto, tutto intorno, tutto ciò che ci ruota intorno. Per oggi aspetto invece un ordine, o meglio, per la precisione, ho preso giusto due cose, due cosette che però non vedo l'ora di mostrarvi e non vedo l'ora di avere tra le mie mani, perché comunque vorrei continuare a stare un po' a regime, per tanti motivi, soprattutto per problemi di salute e quindi per aiutare il mio organismo anche per una dieta e anche quindi per aiutare il mio organismo anche con la dieta. Cerco di fare quello che posso il più possibile e quindi anche da questo punto di vista preferisco riguardarmi un po', non esagerare come ho fatto nell'ultimo periodo. Altra cosa che vi volevo dire, ragazze, ho preso ispirazione da Eleonora Manni. Ciao Ele, se guardi questo video, e ho preso un anellino che lei aveva comprato su Amazon per metterlo qui a questo dito, però a lei sta meglio, forse alle dita più sottili delle mie, a me qua su questo dito non so se mi piace, come mi sta, boh, che dite, però è davvero carinissimo. Quindi ho preso spunto da lei, comunque vi metto il link dell'anellino nell'info box, così se vi piace lo potrete prendere. È molto 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 carino, speriamo che non diventi nero, pare sia d'argento. Boh, vediamo un po'. Oggi per pranzo invece, ragazze, voglio fare qualcosa con l'avocado perché ieri ho ricevuto tre, ne ho ricevuti tre. Questi sono solo due, ma perché due mi entrano in mano, ecco qua l'altro. Sono molto maturi, quindi oggi a pranzo farò, magari faccio la pasta per Francesco, io invece mi voglio fare un toast, un avocado toast. Mi sa di sì, ecco. Due cose gravi. La prima è che ho appena mangiato un pezzo di torta. Ecco perché non ne faccio più, perché se le ho comunque la tentazione è tanta, anche se ne ho mangiato un piccolo pezzo però. Non dovevo, adesso farò un tè, mi farò un tè. Io non amo il tè, non amo il tè, non mi piace. Non mi piace il tè, ragazze. Però, spoiler alert, lo sto facendo. Ho messo su il bollitore, scelgo la tazza, prendo questa qui, questa. E scelgo anche il tè. Prenderei questo qui, cos'è? Fragola cupcake, sì, della Lipton. Quindi, prima cosa grave che ho mangiato, prima cosa grave, l'aver mangiato un pezzo di torta, dopo aver detto tra l'altro che non voglio fare sgarri in questo periodo. E seconda cosa grave, ragazze, IKEA non consegna nella mia zona, non lo so perché, io ho sempre ritirato online. Allora vi faccio un paio di precisazioni perché altrimenti poi mi scrivete nei commenti delle cose a cui io devo rispondere a una per una, e quindi ve lo dico qui in video e vi spiego la situazione. Da me non c'è IKEA, in Calabria non c'è IKEA, il più vicino punto vendita è Catania, vicino tra virgolette perché è lontanissimo, e quindi oltre a dover spendere per acquistare le cose dovrei spendere anche per il viaggio, per andarci, eccetera eccetera, per cui non abbiamo IKEA vicino e comunque sono sempre 4 ore di viaggio oltre ai soldi del viaggio stesso, quindi non ne vale la pena. Io acquisto online, ma non tutto, perché comunque non tutto viene spedito online, non lo so perché. Ci sono alcuni articoli che non sono spediti online, ma io sono sporco di cioccolato, no. E quindi stamattina mi sono svegliata, ho detto vabbè, dovevo prendere dei copripiumini, dovevo prendere, avevo intenzione di prendere delle cose molto carine che ad occhio da un po' di giorni. Ho messo tutto nel carrello. Tra l'altro, avevo pensato anche di prendere le tende oscuranti perché le volevo mettere in stanza da letto. Quindi volevo prendere le tende oscuranti per la stanza da letto per dare, diciamo, una nuova allure alla stanza. Ho provato a continuare
con l'ordine, quindi a procedere con il pagamento, e praticamente mi diceva che IKEA al momento non spedisce nelle zone mie o nelle vicinanze. What? Che comportazione è questa, IKEA? Ma ti pare normale? Da stamattina che merode. Per questo motivo qui, però vabbè, ci sono cose più importanti nella vita, ovviamente, soprattutto nella mia. Però vabbè, vediamo un po' se si risolve questa situazione oppure mi rassegnerò anche a non poter ordinare online. Guai, IKEA! Allora, ragazze, ho finito questi due prodotti per il bucato e ve ne volevo parlare perché ne sono completamente innamorata. Li ricomprerò assolutamente. Questo l'ho provato per la prima volta questo mese. È Ace Aromatherapy alla fragranza Joy e profuma tre volte più a lungo ed è vero, mi piace veramente tantissimo. Sono 25 lavaggi, il costo è altino, ma ne vale la pena. Per quanto riguarda gli ammorbidenti, invece, questo qua di Deo 2 è veramente ottimo. Entrambi li ho comprati ai supermercati GDL. Questo qua mi piace veramente tantissimo, ricomprerò entrambi. Buongiorno, stamattina facciamo il nostro make-up insieme, ci diamo la sistemata insomma. Comincio con questo correttore di Wycon, lo vado a stendere con la mia spugnetta di Real Technique e poi, facendo un po' la stupidina, passo a sistemare le sopracciglia con questa matita di Kiko che non mi piace, ma l'ho comprata quindi la devo finire. Quindi passo prima, la cera, poi il colore in polvere. Voilà. Dopodiché, non avendo il mio primer, vado ad utilizzare un po' di correttore molto chiaro, lo vado a stendere sempre con la spugnetta e poi utilizzo questa palettina di Dior. Faccio semplicemente un effetto chiaroscuro allungando un po' la parte finale dell'occhio. Ed ecco la BB Cream di Garnier, in tante mi avete chiesto di utilizzarla insieme, quindi la utilizzo anche qui su Instagram e vado a stenderla semplicemente con un pennello, questo è di Essence, mi piace tantissimo. La coprenza è modulabile, io ne metto solo uno strato perché non ho particolari esigenze, dopodiché vado a mettere un po' di matita marrone all'interno dell'occhio e poi proviamo insieme questo mascara che è la novità del momento per me. Questo è l'ultimo mascara di Diego Dalla Palma, i My Happy Toy, e mi piace abbastanza, l'ho utilizzato solo due volte, una ieri da sola e la seconda volta è questa insieme a voi. Non mi dispiace assolutamente, qui lo utilizzo senza primer, ma col primer dà un effetto migliore. Qui vi mostro che avevo anche la versione precedente, poi vado ad utilizzare un po' di blush. Un po' di acqua fissante, il mio lip plumping di Kiko e voilà! Sono pronta per questa nuova giornata. Buongiorno amiche e amici, come state? Allora, avete visto che stamattina su Instagram, se non mi seguite, qui trovate il nome del mio account Instagram, venite a seguirmi anche lì. Comunque, questa mattina ci siamo truccate insieme, ho voluto provare con voi
Una cosa in particolare, anzi due in particolare, che sono le cose che ho acquistato e che stavo aspettando. Vi faccio subito vedere di cosa si tratta, anche perché mi sono stati mandati dei campioncini molto interessanti e un'altra cosa di cui vi voglio assolutamente parlare. Allora, vi faccio vedere un po' le cose che ho preso. E poi mi metto a rispondere a un paio di mail, perché stamattina ho trovato un po' di mail molto interessanti a cui devo assolutamente rispondere. Ordinino fatto da Douglas, perché volevo prendere da tempo due cose, fondamentalmente, e quindi mi sono finalmente decisa. La prima cosa è questo qua, che è il siero di The Ordinary. È più precisamente il siero alla vitamina B3, o più precisamente si chiama niacinamide, 10% più zinco 1%. Praticamente io ho letto delle cose su questa vitamina, ho letto sulla niacinamide cose miracolose. Pare che risolva i problemi della pelle su tutti i fronti, addirittura risolverebbe anche problemi di rosacea, rossori, infiammazioni della pelle, eccetera, eccetera. Pare che poi eviti il segnarsi delle rughette, che protegga anche dai raggi solari, eccetera, eccetera. Tutte queste cose bellissime che tutte noi vorremmo e che ricerchiamo in tutti i sieri. E pare che questo siero, che mi è costato solo 7 euro, perché l'ho trovato anche in sconto, faccia tutto ciò. Allora mi sono detta, perché non provarlo? L'ho provato da 2 giorni, quindi lo provo da 2 giorni, non vi posso dire nulla, ma vi farò sapere assolutamente, anche perché qui io ho dei brufoletti, famosi brufoletti causati dalla mascherina, che ahimè, purtroppo non ho mai avuto sul viso. E adesso, alla mia veneranda età, purtroppo ho questo problema di brufoletti, perché la mascherina appunto crea questo problema. Vediamo un poco, quindi questa qua è la prima cosa che vi volevo mostrare. Ditemi se voi lo utilizzate, se l'avete mai utilizzato, se ne utilizzate altri, insomma, mi incuriosiva molto e l'ho voluto prendere. Poi ho preso anche un'altra cosa molto interessante che avete visto già nella parte precedente, nel piccolo clip che ho preso dal mio Instagram, che è questo qua, che è il My Happy Toy, di Diego Dalla Palma. Praticamente questo qui ha una serie di proprietà, diciamo che millanta queste proprietà, vediamo un po' se poi sarà così. Intanto non fa sbavature per 24 ore, speriamo. Poi dovrebbe aumentare il volume, la definizione, la lunghezza e non creare grumi. E inoltre promette, ragazzi miei, la crescita delle ciglia in soli 30 giorni. Quindi c'è anche il before and after, quindi di una signorina che non ha ciglia, before and after ha delle ciglia chilometriche. Ovviamente, ragazze, non credo che ciò avverrà, nel senso che le mie ciglia magari non diventeranno chilometriche, però magari un qualche effetto positivo lo avrà questo mascara. E poi, ragazze, parliamoci chiaro, famos a capire, ragazze mie. Il pack. Io avevo anche l'altro, come vi ho fatto vedere anche nella clip di Instagram, ma era rosso, che è il mio colore odiato, quindi odio il rosso e amo il rosa, quindi una volta che ho visto questo qui rosa non potevo assolutamente non prenderlo. Tra l'altro questo qua l'ho finito, è come vedete secco, quindi è ora di buttarlo, anche se non so se lo butterò, forse lo terrò per il pack. Eccolo qui, questo è stupendo, ragazze, e non vedo l'ora appunto di averlo. Tra l'altro sembrano due vibratori. Comunque, e su questa cosa ovviamente ci gioca Diego Dalla Palma, ma aprire il cassetto e vedere qua effettivamente fa un certo effetto. Poi, con questo ordine di Douglas mi sono stati inviati dei campioncini. Una cosa molto interessante è stata questa qui, che mi ha un po' stupita, perché di solito Douglas è tiratuccio con i campioncini. Comunque mi ha mandato questa, che è questo flaconcino in 100 ml, sali in gel iperdrenanti, che dovrebbero appunto facilitare la eliminazione della ritenzione idrica e l'eccesso di adipe sulle gambe.
O sui fianchi o sulle braccia anche, vediamo un po', perché io stavo cercando un qualcosa del genere. Voi sapete che io, se mi seguite da sempre, sapete che io amo, stramo, riamo e ultra amo il Cryo Gel Anticellulite di Collistar, lo compro sempre, però adesso, a parte che mi devo informare sul fatto di poter utilizzare queste cose, però penso che si possa fare, ragazze, perché ho proprio bisogno di sentire una sensazione di leggerezza alle gambe. E quindi, tra l'altro, mi è stato anche abbassato un altro po' il cortisone. Meno male, meno male, meno male. Speriamo, incrociate le dita, ragazze, speriamo di poterlo eliminare quanto prima. Andrò ad utilizzare anche questa, vediamo un po'. Stasera, già dopo la doccia, lo voglio mettere. E sto facendo anche delle camminate brevi, di 20 minuti, qualche pesetto, un po' di camminate, insomma, sto cercando di rimettere in moto i miei muscoletti. E poi, ragazze, mi sono stati mandati dei campioncini. Questo qua è per Francesco ed è il profumo di Issey Miyak, che è un qualcosa di spettacolare, ragazze. Io le fragranze di Issey Miyak, ora non so come si pronunci precisamente, ma le amo. Ce n'era una fragranza praticamente in una confezione color verde acqua, di cui non ricordo il nome, ma aveva un profumo, mi ricordava l'odore e il profumo di mia mamma la mattina quando mi veniva a dare i bacini nel letto. Io l'ho adorata quella fragranza lì. Costano un botto, questo qua è quello che mi è stato mandato adesso, questo campioncino, ed è veramente stupendo. Eau et Magnolia, è veramente stupendo. Io ieri l'ho messo, però 94 euro anche noi in questo momento. Ma ragazze, mamma mia, mamma mia, mamma mia, I have a dream. Questo sarà un profumo che prenderò appena possibile perché è veramente stupendo. E poi mi è stato mandato questo Black Opium di Yves Saint Laurent. Questo qui lo devo anche provare. Quindi questo per quanto riguarda campioncini e cose varie. Poi ho preso questa su Amazon, l'ho ritirata perché c'era una in farmacia, non riuscivo a trovarla, e c'era questa combo praticamente di crema mani e burro labbra che io volevo prendere da tempo, e più precisamente questa qui, che è la crema Rilastil, che è la miglior crema mani che io abbia mai provato. Non mi ricordo se me l'avete consigliata voi o l'ho scorta e l'ho scovata da sola, non mi ricordo sinceramente, però una volta che proverete questa crema, ragazze, non la cambierete più, vi giuro. Io ne ho preso anche un'altra, ne avevo preso anche un'altra che non è malissimo, ma la cosa che mi piace tantissimo di questa, a parte la fragranza molto delicata, molto buona, il fatto che vada effettivamente a riparare le mani, ma soprattutto che non unga, non appiccichi, non resti appiccicosa sulle mani, perché tutte le creme delle mani, tutte le creme mani mi fanno questo effetto, cioè mi appiccicano le mani. Le mie mani gesticolanti vengono appiccicate, quindi sarebbe una buona cosa per qualcuno, però io non voglio imbrigliare le mie mani, quindi le devo lasciare libere di gesticolare. E quindi questa crema qui, ragazze, assolutamente per me è la seconda che compro. E poi, sempre della stessa linea, ho preso il burro labbra, stupendo, ragazze, stupendo. Anche se il mio preferito rimane questo, che però è finito, il mio preferito da sempre e per sempre è questo qui, ma ed effettivamente è il migliore perché è l'unico che mi ripara effettivamente le labbra, ma al momento finirò questo e poi eventualmente comprerò di nuovo il Blistex. Poi invece ho voluto prendere per tenerla in borsetta questa qui, che è una crema mani con una fragranza stupenda, Orange Fondant, quindi all'arancia fondente. Questa era un'edizione di Natale, mi pare. Comunque, ho preso sia il gel igienizzante mani e la crema della stessa fragranza. Questa è quella che porto in borsetta appunto per quando esco. Quindi, ragazze, questo è quanto, questo è quello che vi volevo mostrare. Penso che ci siano degli spunti molto interessanti, in particolare le cose che sono molto interessanti di tutto questo haul sono queste qua. Secondo me, la crema mani che vi consiglio assolutamente se cercate una crema mani ottima è questo, che se effettivamente fa quello che dice, parliamone, parliamone. Altra cosa che vi volevo dire, sabato mattina vado a fare l'ossigeno per i capelli, quindi un trattamento all'ossigeno per i capelli, lo comincerò perché anche in questo caso pare abbia effetti miracolosi sulla ricrescita, sul volume, sul cuoio capelluto e tutto quello che insomma che sappiamo, e che possa anche curare situazioni appunto di infiammazioni della cute, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente mi tocca da vicino, per cui vedremo un po' anche in questo caso come andrà. Quello che dovevo dire l'ho detto, quindi questo è quanto, mi continuo a
Continuo a fare le mie cose anche perché devo sistemare un po' di cose. Le lavatrici le ho già fatte ieri, ho dato, ieri ne ho date, le ho fatte tre. Adesso mi sistemo un pochino tutto, mi faccio la lavastoviglie e ci vediamo dopo. Bye!